Ciao a tutti, eccoci qui con il secondo video su LT Spice. Prima di affrontare le simulazioni, vi faccio vedere come inserire dei simboli e librerie prelevate da internet. Esiste un gruppo su Yahoo Group che lo si può trovare tramite motore di ricerca scrivendo Yahoo Group LT Spice. Il primo risultato già porta al gruppo stesso. Per accedere al gruppo bisogna avere un account su Yahoo, quindi un'email su Yahoo. Se non si ha l'account si può creare senza problemi, è gratuito. Il link porta a questa pagina che è il gruppo, qui lo vediamo in alto, Group LT Spice. Quello che interessa a noi è la parte file. Questi qui sono i file inseriti da tutti gli utenti che appartengono a questo gruppo. È molto numeroso. Qui è diviso per tipologia, le librerie sono dentro in lib, anche qui sono sottodivise in varie sezioni. Vediamo un attimino, facciamo un esempio. C'erano quelle zippate, adesso le trovo ancora. C'è una libreria, ad esempio CD. Faccio prima fare un cerca. CD 4000, eccola qua. Digital CD 4000 serie. Ok. Esempio, questo file qui zippato contiene la libreria completa, lo possiamo scaricare. Una volta scaricato, lo dobbiamo mettere dentro nella cartella di LT Spice. Ok. Salviamo. Ok, adesso andiamo a vedere. Questa qui la dobbiamo copiare e mettere dentro nella directory Spice. In questo caso è programmi, lui di default si installa in LTC, c'è un lib, in lib c'è sim e andremo ad incollare il CD4000. Io ce l'ho già dentro perché l'avevo già fatto, quindi va incollata qui e al suo interno ci sono tutti gli integrati della serie CD 4000. Adesso lo vediamo in pratica con il programma LT Spice, lo apriamo, nuovo file, se andiamo a aprire i simboli ci ritroviamo il CD 4000 con dentro tutti i simboli nei due formati probabilmente. Non so se ci sono tutti. Sì, sembra di sì. Vediamo il. Sì. 4001. 4001 è formato IAC. Così lo vado a inserire. L'unica cosa, non tiene conto di quante porte ha l'integrato stesso. Dovremmo farlo
a mano, ovvero fare una cosa di questo tipo. Eccetera, eccetera. E così ritorniamo dove eravamo prima, per qualsiasi altro tipo di componente noi volessimo installare la sua libreria, basta scaricarlo e metterlo dentro nelle cartelle lib del programma stesso. Come possiamo vedere, ci sono tantissimi file qui dentro. Consiglio di partire da qui, una specie di indice. Poi qui ho il file, porta ad una pagina di indice, di indice generale. Qui ho anche delle informazioni aggiuntive che mi fa vedere i formati dei file che usa LTSpice, ASC per gli schematici, ASY sono i simboli e così via per gli altri formati. Questi qui sono tutti i file divisi per categoria, ci sono gli esempi. Ce ne sono tantissimi, tantissimi, ma veramente tanti. Anche degli esempi molto, molto complessi. Vediamone uno a caso. Mi ha portato nella zona dove c'è quel file qui che ho cliccato io, cos'è che era? LM311 OSC. Salviamo. Questo è il suo contenuto. Test. Questo è quanto ho scaricato. Sembra che un oscillatore, da quello che ho capito. Qui hanno messo ad esempio un generatore. Andiamo a vedere che genera 5 volt e l'alimentazione dell'integrato. Hanno usato i rimandi, quindi il VCC alimenta il più dell'M311. Il meno è collegato al GND. VCC va anche a questa resistenza, a quest'altra, e qui c'è un out d'uscita. Proviamo a simularlo. Lo sto simulando la prima volta assieme a voi, vediamo cosa succede. Ah, questo qui di prima possiamo chiuderlo. Ok. Zoom. Ok, andiamo a vedere qui sull'uscita cosa abbiamo. Possiamo ingrandire le zone. Qui c'è impostato probabilmente. Andiamo a zoomare. Zoom. Sono impostati dei parametri particolari per avere questo tipo di simulazione che poi andremo a vedere magari nelle lezioni successive, così per farvi vedere come
semplice passare da un esempio scaricato alla sua immediata simulazione.